problema qua, che capito. Va bene, provo a rimettere le cuffiette. Un attimo. Tolgo le cuffiette. Allora, avendo comunque chiaro che lo scenario sanitario sta evolvendo rapidamente, che questo comunque era una mozione urgente presentata una settimana fa, ma come detto, insomma, la situazione è in rapido mutamento, che tra gli obiettivi, insomma, posti in quest'atto c'è cioè la volontà di sensibilizzare sul sostegno di certe categorie che sono fragili, ed entrare anche nel merito di azioni specifiche da adottare in ambito culturale, riconoscendo comunque sottolineando la complessità della situazione a cui il governo è stato chiamato in questi giorni a dare risposta, fermo restando poi che la volontà, perché adesso c'è tutta una polemica sulla scelta di presentare delle mozioni da parte della maggioranza, ma la volontà di presentare una mozione di indirizzo, insomma, è stata condivisa in maniera trasversale fra tutte le forze politiche, non solo su questo tema, che poi di fatto, insomma, i tempi previsti oggi per il passaggio in aula di delibere sono ormai tempi biblici e di questo va tenuto conto. Figuriamoci se vogliamo dare un indirizzo che segue un po' l'andamento di fatto dell'emergenza sanitaria che è in così facile evoluzione. Fondamentalmente questa mozione nasce con la volontà, dopo il DPCM del 24 ottobre, in cui si prevede, per quanto riguarda l'ambito di mia competenza, vengono sospesi, gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto. Di fatto questa è una realtà durissima da affrontare per un settore che fin dall'inizio della pandemia comunque ha dovuto scontrarsi duramente con limitazioni e carenze di introiti, con conseguenze economiche su lavoratori, artisti, professionisti molto pesanti, poi fortemente minate dal primo lockdown. Parliamo quindi di un settore, come detto, fragile, quello culturale, un settore sottocapitalizzato di figure soggette a forte stagionalità e senza alcuna possibilità di resistere a una chiusura con i propri mezzi. Un settore che se si dovesse fermare sarebbe un costo molto più alto dell'attuazione di queste misure, quindi non solo dal punto di vista economico-finanziario. È importante ricordare che sono coinvolti nello sforzo generale centinaia di imprese di esercizio sia teatrale che cinematografico. Tutti i migliaia di loro dipendenti, tutto il comparto, l'indotto, quindi dobbiamo sempre immaginare non solo la facciata del mondo dello spettacolo, quindi gli artisti, ma i tecnici, autori, registi, imprese di produzione, fino ad arrivare dagli impianti tecnologici alle imprese di polizia, che compongono poi tutta la struttura del sistema. Sicuramente, diversamente dalle precedenti chiusure, oggi il comparto culturale vede l'adozione di rigidissimi protocolli sanitari. Forse tra i più rigidi messi in atto fra tutti i comparti, e è evidente, insomma, che questa nuova chiusura poi di fatto ha colpito il settore produttivo italiano che più di ogni altro invece ha riuscito ad attuare misure efficaci e responsabili nel contrasto della diffusione epidemica del Covid. Questo è stato evidenziato da anche statistiche interne dell'ambito del teatro e del cinema, in virtù del senso appunto di responsabilità dimostrato nell'applicazione di misure medico e sanitarie. E la mostra, come poi sono andate, la mostra del cinema di Venezia e il Festival del Cinema di Roma sono stato poi di fatto l'evidenza di questa massima attenzione dell'attuazione di protocolli, perché poi non ci sono stati riscontri di focolai all'interno, insomma, anche di queste attività. La chiusura appunto di questa attività sicuramente
prevede la chiusura di presidi di socialità che sono in realtà sicuri e quindi poteva essere controproducente perché alternativi magari a luoghi fino a poco fa aperti, ovviamente i nuovi decreti vanno verso la rivisitazione e chiusure più restrittive, quindi non è questo che si contesta, insomma, non c'è una volontà di questo tipo. Però in queste realtà, anche guardando insomma quella che potrebbe essere l'evoluzione futura del DPCM, sicuramente ci sono dei presidi di socialità molto sicuri, molto controllati e nel rispetto della normativa Covid, mentre che possono essere comunque alternativi alla movida di strada, una convivialità non controllata. Per cui con questo DPCM poi di fatto si è dato il messaggio che in realtà questi luoghi non erano luoghi sicuri. Noi ovviamente riconosciamo prima di tutto la salute come bene essenziale, per cui se sono previste chiusure è bene che queste ci siano a garanzia della sicurezza della salute dei nostri cittadini, ma vogliamo dare comunque massima attenzione agli effetti devastanti dovuti a queste ulteriori chiusure e quindi scongiurare di perdere tutto un comparto, che viene toccato, che nell'ambito culturale viene toccato da questi nuovi provvedimenti. E chiediamo soprattutto, maggiore chiarezza nei dati su cui ci si è basati sulla chiusura di alcune attività rispetto ad altre, perché sappiamo che comunque una mappatura Covid a livello statistico era ancora attiva fino alla prima di la metà di ottobre, ma di questi dati non abbiamo contezza, abbiamo solo dati della categoria che però non sono riconosciuti giustamente a livello sanitario, a livello ASL. Quindi chiediamo maggior trasparenza nelle scelte, pensando che comunque alle cerimonie religiose, ai centri commerciali, certi spazi pubblici che non sono stati chiusi e che non manca agli stessi musei che non avrebbero magari in alcuni casi comportato un apporto di difficoltà a certe realtà sociali, economiche, culturali, invece queste non sono state toccate da provvedimenti, rendendo poi di fatto questa azione poco chiara anche agli occhi delle categorie e delle cittadinanze, considerando che poi il giorno seguente dell'attuazione, insomma, il giorno dell'attuazione del DPCM, noi anche per altri motivi abbiamo convocato una commissione con tutte le realtà del mondo cinematografico e in maniera univoca la voce unitaria che è stata rappresentata alla commissione è che comunque fossero rivisti o comunque chiariti certi termini. E proprio con questo atto mi avvio a concludere, chiediamo appunto di dare supporto con nuove forme di ristoro immediato. So che nel senso il governo nazionale ovviamente si è impegnato, quantomeno per ora con dichiarazioni, ad andare in questo senso. Ovviamente noi come ente territoriale di prossimità, come sempre abbiamo fatto, audiremo insomma le diverse categorie per assicurarci insomma di poter dare il nostro contributo di indirizzo politico e poter eventualmente modificare l'indirizzo per assicurarci che appunto da questi provvedimenti vengano raggiunte tutte le categorie, perché ricordo che nel precedente purtroppo non si è riusciti, anche vista la complessità che riconosciamo, però a raggiungere tutti i soggetti interessati. E quindi maggiore trasparenza rispetto alle scelte, anche e soprattutto finanziando le ASL regionali. So che comunque il governo già l'aveva chiesto per promuovere una mappatura che consenta insomma di prevedere degli indirizzi più mirati, più basati su dati scientifici e consapevoli, e in particolare nell'ambito cinematografico, chiedere di prevedere delle premialità per quei produttori e distributori che decidono di portare i film nelle sale durante il periodo di crisi. E questo ovviamente in occasione delle riaperture, l'istituzione di un tavolo di confronto con i diversi livelli istituzionali competenti al fine di redare una nuova normativa che
che preveda una revisione delle norme di distribuzione che tuteli le sale cinematografiche e la catena dei valori di filiera e come Roma Capitale infine di porre tutte le azioni necessarie, in essere tutte le azioni necessarie affinché venga assicurato che i film proiettati durante il Festival del Cinema di Roma assicurino il passaggio prioritario nelle sale cinematografiche. E in questo particolare periodo di Scusa, crisi di consigliere. incrementare i contributi dei bandi culturali al 90%, insomma, valutare anche questa iniziativa. Detto questo, ho concluso, Presidente, la ringrazio.